Benvenuti telespettatori di FVG Sport Channel e appassionati di volley alla settima puntata di Mega Intersport sotto rete, sempre qui al Città Fiera di Martignacco. Siamo pronti a parlare di tutto ciò che è successo nel fine settimana, le squadre regionali impegnate nei vari campionati, ma vi anticipo già che nella seconda parte abbiamo approfittato della presenza di Marco Mencarelli, il CT della nazionale italiana, della nazionale femminile, la presenza di Marco Mencarelli, dicevo, a Udine per fargli un'intervista, e direi che qua ci starebbe proprio esclusivo sotto come nelle grandi trasmissioni. E allora partiamo subito con i risultati della B1 femminile. Il Città Fiera Martignacco era impegnato sabato in quel di Piacenza in una trasferta davvero proibitiva, perché si trovava a giocare contro la Bacheri Piacenza capolista, una squadra che è fortissima, è costruita per la promozione, e non ha lasciato nemmeno un set alle ragazze di Jacopo Cuttini. Una sconfitta che era largamente preventivata, ma che ha dato dei buoni segnali a tutto l'ambiente per quanto riguarda il gioco. I parziali infatti sono stati netti, ma non nettissimi, e tutto quello che si è visto in campo fa ben sperare per la prossima partita. Prossima partita che, ve lo ricordiamo, sarà un derby, il derby contro la Domovip Porcia, che si giocherà proprio domenica 24 novembre al Palazzetto Azzurri d'Italia di Martignacco, e vi raccomandiamo di esserci per sostenere le vostre beniamine, e se non potete proprio esserci di seguire l'integrale della partita su FVG Sport Channel. Mi raccomando, rimanete sempre aggiornati guardando il sito www.fvgsportchannel.com. E proprio il Porcia era impegnato invece in casa contro una neopromossa terribile, la Millennium Brescia, che ha fatto penare più di qualche squadra più titolata e che ha strappato un punto proprio sul campo del Porcia. La nota positiva per le ragazze di Lucchetta è il rientro di Sara Perrone, una giocatrice importantissima che l'anno scorso ha subito un grave infortunio e sarà perciò disponibile anche per il derby. Chiudiamo questa parte dedicata alla B1 femminile con l'Atom Atudine. Anche l'Atom terrà chiamata una trasferta piuttosto complicata a Trento, a casa del Trentino Rosa, formazione che attualmente è seconda in classifica, una prova di maturità richiesta alle ragazze di Mannucci. È stata una partita molto combattuta che si è conclusa 3-1 a favore del Trentino Rosa, ma i parziali, specialmente un terzo set finito 27-25 a favore della squadra di casa, la dicono lunga su una partita che è stata davvero avvincente e combattuta. Noi siamo andati in palestra a trovare Mannucci e le altre ragazze dell'Atomat e ci siamo fatti raccontare come sono andate le cose. Siamo con Annalisa Sogni, schiacciatrice dell'Atomat Udine. Una trasferta impegnativa, quella che vi ha vista protagonista nell'ultimo fine settimana. Sì, diciamo che loro sono, diciamo, tra le squadre più accreditate per il salto di categoria, e hanno in Marchio Ron una degli attaccanti più forti di tutto il campionato. Noi la partita l'abbiamo preparata bene, comunque Manuel ci ha, anche tatticamente ci ha gestito bene. Ci è mancato un attimo sul finale del set quel qualcosa in più che ha fatto la differenza. Abbiamo fatto qualche errorino di troppo che purtroppo ci ha fatto perdere soprattutto il terzo e il quarto set. Terzo set con un parziale di 27-25, se non sbaglio, però una partita combattuta comunque, avete sì, dimostrato di giocarvela alla pari. Sì, esatto, sicuramente abbiamo capito che possiamo giocarcela un po' con tutti, però naturalmente l'obiettivo è vincere contro le squadre che sono più alla nostra portata, come quella di sabato prossimo, l'ATA, che sicuramente, insomma, è, diciamo, più alla nostra portata, e quindi dobbiamo migliorare, ecco.
Non ci vediamo dall'anno scorso, sei stata nostra ospite ai Piombi sotto rete e quest'anno la squadra è un po' cambiata, non tantissimo, però ci sono delle pedine importanti che sono cambiate. Come ti stai trovando? Ma sinceramente mi sto trovando molto bene. Io sono la più vecchia, sono tante ragazze del 94 e 95, però hanno tanta voglia di lavorare. E quindi viene tutto più semplice, anche in palestra. All'inizio ci allenavamo un po' male, sinceramente, dopo invece pian pianino abbiamo imparato a conoscerci tutto quanto e quindi siamo migliorate di molto anche. Ti chiedo qualcosa in generale sul campionato, tu sei appunto una delle più esperte, adesso avete già fatto qualche partita, come lo vedi questo campionato? 3 davanti a tutte, poi dietro gran bagarre, come dicono tutti, oppure ti sei fatta qualche altra idea? Allora, noi abbiamo incontrato finora Piacenza e Trento, che sicuramente sono tra le due squadre più forti, e in più c'è Padova. Dopo anche San Lazzaro è una buona squadra, dopo con le altre sono sicura che noi possiamo giocarcela, anche con le prime, però soprattutto dobbiamo puntare a vincere contro le altre squadre e fare qualche punticino magari anche contro le prime, ecco. Siamo con Sara Giuliani, sempre qui alla pesistica, siamo venuti a cercarvi mentre fate un po' di muscoli per questo campionato, sei partita titolare anche in questa partita? Sì, dopo mi ha cambiato la metà del primo set, ma comunque bene, dai. L'anno scorso hai finito in crescendo il campionato e quest'anno sei una pedina confermata, anche se sei giovanissima. Di che anno sei? 95. 95, quindi linea verdissima per quest'Automat. Ormai il campionato è iniziato da un po'. Qual è la squadra più forte che hai incontrato fino adesso? Fino adesso l'ultima, il Trentino. Era l'unica, diciamo, con cui abbiamo perso, anche se pur lottando come sempre. Che impressione hai avuto da questa partita? Come hai detto tu, avete lottato fino all'ultimo, perché i parziali, insomma, sono due ore di gioco, avete lottato. Come l'hai vista, l'hai vissuta tu dal campo? Beh, diciamo che come sempre abbiamo cercato di andare su ogni pallone, ma in alcuni momenti abbiamo, non so se perso la forza o... Sinceramente non lo so, ma erano comunque un avversario molto forte. Si parla tanto di questa Marchio Ron, che sicuramente sarà stata al centro dei vostri pensieri nel preparare questa partita. È davvero un attaccante così forte? Sì, però l'ultima partita non era al 100%, però sì, comunque, anche se non è al 100%, comunque è la più forte, diciamo. Allora, propositi per questo campionato, come atleta cosa vuoi esprimere in questo campionato? Riuscire a comunque essere titolare tutta la partita e crescere più dell'anno scorso. E intanto ci regala anche questo splendido sorriso, ti ringrazio e ci vediamo alla prossima partita. Grazie, ciao. Siamo con Pier Giorgio Moreale, vicepresidente della pesistica udinese, stella d'oro al merito sportivo, tra le altre cose, atleta. Ex atleta, del lontano 75 e 81. Però lo vediamo ancora qua sul campo, diciamo, anzi tra i pesi. È anche uno dei tifosi più accaniti dell'Automat Udine. Un bel inizio di campionato per queste ragazze quest'anno. Sì, devo dire che effettivamente già dalle prime partite, quelle in casa, si è visto già un inizio, no? Anche se sono un po' di ragazze nuove. E fuori casa, da quello che si legge poi sui giornali, mi sembra che si stiano comportando bene e quindi fa sperare anche per le prossime partite qua in casa. Tifoso numero uno è quello che un po' mi sembra si sgola più degli altri, che però diciamo vale la pena. Pallavolo è stato il mio primo sport e quindi mi sento in qualche modo legato anche alle ragazze, alla Paven, in questo senso qua, ecco. E quindi invitiamo tutti i tifosi che però ho visto stanno cominciando a rispondere meglio dell'anno scorso al richiamo di queste partite. Ma è quello che anch'io, no? Parlando anche con la dirigenza della PAV, chiedo sempre: ma perché non c'è abbastanza tifo? Sono solo io che mi sgolo, no? Il sabato sera o la domenica. Quindi chiaramente è un esorto che faccio io, cerco di esortare al pubblico che venga a sentire, a vedere le partite e a sentire
sentirsi, no, parte importante del tifo, perché anche le ragazze giustamente hanno bisogno del tifo, no? Di essere sorrette, supportate e spinte, no, a certe azioni, a tirar fuori la grinta, no? Che è quello che si spera sempre, no? Ti ringrazio, ci uniamo anche noi di FVG Sport Channel a questo invito caloroso a venire a vedere queste partite, perché quest'anno queste ragazze ci daranno delle soddisfazioni, secondo me. Grazie. Prego, grazie a voi. Rientriamo dal Palla Benedetti direttamente qui al Mega Intersport del Citafiera Martignacco per parlarvi di B2 femminile. Un fine settimana dolce e amaro per le nostre portacolori nel campionato di B2 femminile. Il Monfalcone è l'unica squadra a vincere in questo fine settimana, ma solamente al tie break contro il Volley 3 Venezia. Anche la San Giorgina è una squadra condannata a soffrire in questo campionato. Ha affrontato l'ennesimo tie break, ma purtroppo l'ha perso contro una squadra di alta classifica, l'Ezzelina Carina Tese. Il Chions perde 3-1, lasciando tutti i tre punti in palio al Lizzana Trento. E chiudiamo con il Talmassons, che sembra un po' soffrire le trasferte. Il Talmassons, dicevo, che perde 3-0 contro il Pangea Giorgione Treviso. Una sconfitta non preventivata, perché il Giorgione conquista così i primi tre punti del suo campionato. È andata meglio ai ragazzi della B2 maschile, perché la Piera Martellozzo, con una netta vittoria per 3-0 fuori casa contro il Treviso, conferma la sua leadership nel campionato, e il Prata, con una prova d'orgoglio, la Vitteria 2000 Prata, sempre di Pordenone, con una prova d'orgoglio contro il Conselice, vince 3-1 e si rimette in corsa per le prime posizioni, attendendo il rientro dei giocatori infortunati. Chiudiamo infine con la C femminile, la C maschile. Per quanto riguarda la C femminile, la Libertas Trieste sembra non conoscere pause, perché riesce a vincere nettamente anche contro l'Est Volley a San Giovanni al Natisone. Sembrano esserci davvero poche squadre che si possono frapporre tra la Libertas Trieste e la promozione della B2, ma è naturalmente un po' presto per dirlo. Per quanto riguarda la Serie C maschile, invece, il Mortegliano rimane solo in vetta, visto che ha battuto 3-1 la Demar di Prata di Pordenone. All'inseguimento, sempre i nostri amici del BBU, ospiti la scorsa settimana qui al Mega Intersport Sottorete, che salutiamo, che stanno cercando di farsi largo e conquistare anche loro la vetta. E ora vi abbiamo dato veramente tutti i risultati di tutte le squadre, e quindi chiudiamo questa prima parte, andiamo in pubblicità e ci rivediamo nella seconda con le nostre interviste.
26 gennaio 1995 rinasce il mito dei Piombi a Udine, il locale dove trovi tutto quello che cerchi per passare una serata all'altezza delle tue aspettative. Nato come autentica birreria, i Piombi ha saputo modificarsi nel tempo per riuscire a soddisfare le mutate esigenze dei suoi frequentatori, dalle carni alle deliziose tagliate, dalla bruschetteria alla pizza, dal baby menu alle più svariate idee di insalato, senza dimenticare le paste della settimana per chi decide di passare all'interno delle vecchie carceri del castello di Via Manin la sua pausa pranzo quotidiana. Birra e tanta voglia di divertirsi, i Piombi sono sempre aperti. È nato in Friuli Venezia Giulia un network di cliniche dentistiche low cost ma di alta qualità che ha rivoluzionato il mondo dell'odontoiatria italiana. Progetto Dentale Apollonia, una struttura odontoiatrica con tariffe contenute che mantiene un'elevata qualità del servizio e che risponde sempre sulle prestazioni eseguite. Progetto Dentale Apollonia è a Gemona del Friuli, Udine, Villotta di Chions e a Ronchi dei Legionari. Con Progetto Dentale Apollonia, la salute dentale è ora accessibile a tutti. Ben ritrovati amici telespettatori di FVG Sport Channel alla seconda parte di Mega Inter Sport sotto rete. Ve l'avevamo promesso, l'intervista al CT della Nazionale Femminile Marco Mencarelli e tra poco la vedrete. L'abbiamo realizzata in occasione di un convegno che è stato organizzato dalla Libertas, dal Centro Nazionale Sportivo Libertas in collaborazione con la Scuola dello Sport CONI e l'Università di Udine e non dimentichiamo anche il Medicus, e un convegno, dicevamo, intitolato Ginocchio e Volley, che ha visto la partecipazione di esperti di fama nazionale confrontarsi su questo argomento. E allora andiamo subito a vedere le interviste che abbiamo realizzato durante il convegno. Siamo in compagnia del presidente Ceccarelli, presidente del movimento Libertas del Friuli Venezia Giulia. L'importanza di questo convegno inerente al ginocchio e al volley? Ma l'importanza è derivata dalla missione del centro nazionale, quindi il centro regionale, i centri provinciali. E quella, la Libertas ha una missione ben chiara, che è quella di proporre formazione, crescita tecnica, culturale di tutti gli operatori del settore e ovviamente far praticare lo sport, qualunque disciplina, al maggior numero di giovani. Ecco, quindi questi, siccome per allenare i giovani bisogna avere competenza, ecco, non è detto che bisogna mettere gli allenatori improvvisati a curare i giovani, bisogna mettere quelli molto più formati, molto più competenti, e quindi questo ha lo spirito, lo scopo di arrivare a questi obiettivi. Ecco, noi abbiamo, come dicevo, questo compito, non è facile, però con l'aiuto dell'università che ci ospita, che ringraziamo di cuore per a nome del professor Causero e tutti i suoi collaboratori, eccetera, e tutti quelli che hanno operato in questa giornata. Quindi questo è quello di cui noi dobbiamo preoccuparci. Non è il primo, non sarà l'ultimo, ripeteremo certamente uno all'anno di questa portata e vediamo se riusciamo a far crescere il movimento in questa regione. Possiamo dire che l'iniziativa ha ottenuto un ottimo risultato sia dal punto di vista dell'adesione da parte della platea sia dal punto di vista qualitativo dei relatori che sono intervenuti. Ma penso, come ho detto all'inizio portando il saluto, che far arrivare qui i relatori di oggi sia stato un successo impressionante, non speravamo neanche noi, quindi grazie a loro che hanno accettato il nostro invito senza tante preghiere, e quindi vuol dire che sentono questa sensibilità, no? di girare nel territorio e di portare le loro esperienze. Speriamo che siano apprezzate e che diano un seguito di competenza a chi opera, insomma. Siamo in compagnia di Marco Mencarelli, CT della Nazionale Italiana Femminile di Volley, in occasione del convegno Ginocchio e Volley. Su cosa è incentrato il suo intervento?
Sull'importanza che assume l'insegnamento del movimento, quindi delle corrette tecniche esecutive riferite sia alle attività di preparazione specifica sia alle attività tecniche nei confronti, diciamo, della prevenzione delle patologie di cui si sta parlando, che riguardano il ginocchio, patologie sia di tipo funzionale, sovraccarico, sia di tipo traumatico. Ecco, la ricerca scientifica è sempre più legata al mondo dello sport, sono due campi che vanno avanti di pari passo. Quanto è importante per un allenatore al giorno d'oggi essere preparato, preparato in questo ambito? Ma più che alla fine quello che conta sempre sono aspetti, diciamo, di carattere deontologico. Noi allenatori possiamo anche non avere delle conoscenze specifiche in materia, però chiaramente dove non arrivano le nostre conoscenze devono arrivare le coscienze, quindi la capacità di circondarsi di specialisti e di affidarsi a specialisti che compongono uno staff, dove non c'è la possibilità di avere uno staff, di avere comunque un contorno di specialisti a cui affidare i giocatori, a cui affidarsi per acquisire, diciamo, quel minimo di strategia necessaria affinché lo sport faccia effettivamente bene. Entriamo in ambito pallavolistico, sappiamo che il 2014 sarà l'anno dei mondiali femminili in Italia, allora chiediamo al CT della Nazionale quali saranno le tappe di avvicinamento a questo importante evento. Le tappe di avvicinamento sono praticamente non diverse rispetto alle stagioni precedenti di una squadra nazionale. In questo periodo sono iniziati da poco i campionati, quindi è ancora precoce il seguire le ragazze nelle loro attività agonistiche, però sicuramente ho già iniziato a parlare con gli allenatori e con i preparatori fisici. Quello che sarà importante è definire, e in questo aspettiamo che si dia, diciamo, una mossa alla FIVB, definire le date del Grand Prix, che sono date vincolanti per costruire la nostra stagione estiva, e poi tutto è rimandato a tarda primavera, diciamo fine maggio, vediamo, adesso non abbiamo ancora definito le date d'inizio proprio per questo motivo, e lì si comincerà a fare il lavoro sulla squadra. Concludiamo con una panoramica sul campionato italiano. Quest'anno siamo partiti con un campionato a 11 squadre e abbiamo assistito a un impoverimento dal punto di vista tecnico dovuto alla partenza di grandi nomi. Questi fattori in che modo possono incidere sul lavoro della nazionale? Incidono, l'abbassamento del tasso tecnico sicuramente ha un'incidenza significativa. Perché? Perché chiaramente le giocatrici che militano nel nostro campionato trovano un tasso tecnico inferiore, quindi sono chiamate a rispondere ad un tasso tecnico inferiore. Quello che rimane, secondo me, abbastanza positivo è l'equilibrio che comunque rimane e determina un livello di competizione equilibrata, quindi significativa. Questo sicuramente è un aspetto molto importante da sottolineare e chiaramente da salvaguardare. A questo punto dico da salvaguardare perché attraverso questo meccanismo riusciamo comunque ad avere poi nel contesto della squadra nazionale dei comportamenti agonistici di grande qualità, di grande prestigio. Eccoci di nuovo al Mega Intersport del Città Fiera Martignacco. Avete visto l'intervista esclusiva che abbiamo realizzato. Vi ricordo che se siete interessati all'argomento potete vedere l'integrale del convegno sul sito www.fvgsportchannel.com, e sappiamo che questo tipo di infortuni colpisce molti pallavolisti, purtroppo. Quindi è una cosa molto interessante da vedere, anche se un po' lunga. Cambiamo argomento, da un argomento amaro come gli infortuni nello sport, passiamo a una rubrica decisamente più dolce. Ne avevamo già fatto una puntata sperimentale circa un mese fa e ora vi riproponiamo la seconda puntata di Due cuori nella pallavolo, perché dopo tutto il volley è lo sport dell'amore.
Abbiamo avuto una soffiata, sappiamo che qui dentro si nascondano due giovani cuori nella pallavolo e noi non potevamo mancare. Siamo con Lorenzo Zanuttig e Giulia Gosniak, due cuori nella pallavolo, due giovani cuori della pallavolo. Come vi siete conosciuti? Eh beh, diciamo che si può dire due cuori nella pallavolo nel vero senso della parola, nel senso che ci siamo conosciuti proprio a un torneo estivo di pallavolo. Che torneo? Ci siamo conosciuti al torneo di Pradamano. E cosa è successo quando l'hai visto? Ma veramente è lui che ha visto me, diciamo. E non ci siamo proprio conosciuti, ci siamo così incontrati, scambiato qualche parola e poi da lì insomma è iniziata un po' la nostra storia, ecco. E adesso continuate a giocare tutti e due? Sì, sì, certo. Tu dove giochi? Io gioco a Cividale in Serie D. Lorenzo, si vede, siamo venuti a beccare alla fine della partita nella BB Udine. Com'è andata questa partita? Bene? Sì, da fuori abbastanza, nel senso erano un po' infortunati, un po' malati, però ce l'hanno fatta, quindi abbastanza bene. È reciproco, anche tu vuoi vedere le sue partite? Ah beh sì, quando posso, di solito giochiamo in contemporanea, però quando posso, volentieri. Ma mi hanno raccontato di un episodio particolare, vediamo se è vero, di un viaggio particolare, che di una fuga. Sì, deve raccontarlo lei forse. Parigi, immagino. Sì, esatto. Niente, io ero con la scuola, stavo facendo un progetto a Parigi e me lo sono visto entrare nel ristorante di una brasserie e mi aveva fatto la sorpresa, insomma. Una bella sorpresa, immagino. Oddio, speriamo di sì. Bella, senz'altro. Allora si può dire che questo volley è pieno d'amore, si può dire? Sicuramente. Sì. Allora, alla prossima puntata di Due Cuori nella Pallavolo. Grazie Lorenzo, grazie Giulia. Grazie a voi. Di niente, grazie a voi. Ringraziamo Giulia Gosniak e Lorenzo Zanuttig per essersi prestati a questa puntata di Due Cuori nella Pallavolo e vi ricordiamo che se avete delle coppie da segnalarci basta scriverci su Facebook oppure mandarci una mail. E vi ricordiamo di rimanere sempre aggiornati sulla programmazione di FVG Sport Channel andando sul nostro sito www.fvgsportchannel.com, dove potete trovare il palinsesto aggiornatissimo con tutti gli orari delle trasmissioni. Ed ora è proprio tutto, ci rivediamo alla prossima puntata di Mega Intersport Sottorete. Ciao!